Allora, ciao a tutti, un saluto da qui da Vigliana. Sono al sesto giorno di digiuno. Digiuno l'ho cominciato il 4, è martedì 4, oggi appunto sono al sesto giorno. Sto bene, le mie condizioni cliniche possono parlare chiaro, cioè ho dei valori, diciamo, non diciamo, sono normali. Una cosa dentro che vorrei esprimere il più chiaro possibile. Quindi, il fatto che io faccia questa azione non violenta non toglie niente alle altre persone che vogliono fare delle azioni che magari non sono così dure, così pesanti. Quindi questa cosa qua deve essere chiara. È un'azione come tutte le altre azioni fatte dai notai. Non ha né più e né meno che quello. Il messaggio che voglio mandare è quello di essere sicuramente lì alla Maddalena, esserci sempre di più, ma esserci sempre di più con un pizzico di coraggio, con una forte determinazione che comunque ci appartiene da sempre. Questo è quello che vorrei proprio che arrivasse a tutti voi. La cosa che mi preme di dire è che, oltre a queste cose qua, il digiuno ha una potenza che non è solo quella, appunto, che potrebbe essere quella mediatica oppure quella così di scena, chiamiamola, ma è una potenza interiore molto forte. È qualcosa che ti sensibilizza molto di più, ti sensibilizza, non so, per esempio il tatto, per esempio la vista, per esempio tutti gli organi si attivano in un altro modo. Quindi non è una condizione dove tu stai male, è una condizione anche di benessere. Quindi io questa cosa qua vorrei un po' farla capire il meglio possibile. Cioè, non sto male, sto bene, sono in una condizione buona, non mi sta succedendo niente di così eclatante, di così dannoso per la mia salute. Ho ricevuto delle email che sembravano proprio disastrose, cioè proprio l'ultima croce, boh, questo qua muore, non abbiamo bisogno di queste cose. Sicuramente c'è gente, siete voi tutti che vi state preoccupando della mia salute, delle mie condizioni e quant'altro, perché dietro c'è una malattia grave. Però questo non deve distogliervi un attimo da quello che sto dicendo, cioè che qui bisogna essere più coraggiosi in tutto, in qualsiasi azione che noi andiamo a fare. Ripeto, quello che voglio è che esca questo. Il digiuno, adesso sono al sesto giorno, mi sento un po' più affaticato, passo un po' più di ore così a letto, ma neanche così poi male, nel senso che me la vivo bene, cioè mi guardo dei film, mi leggo dei libri, faccio le cose normali, voglio dire, non mi succede niente. Ecco, una cosa che devo dire su questo digiuno è che ultimamente di notte non riesco tanto a dormire, ma questo credo che sia dovuto a un fatto anche mio di carattere, cioè io caratterialmente sono tipo abbastanza cioè, che fa le cose, che le vuole fare anche con il fisico, e quindi quando ti senti un po' così disabilitato perché le condizioni sono quelle, quindi è possibile che ci sia anche questa cosa qua. In questo sesto giorno, stavo a dire, poi per dettagli. In questo sesto giorno, dunque, ho ricevuto un'email bellissima. Ieri degli amici sono andati a pulire i sentieri su alla Maddalena per fare una corsa podistica al 29. E lì, guarda caso, hanno trovato delle forze lì, carabinieri e polizia che stavano raccogliendo le nostre castagne e sono stati cacciati e saranno cacciati ancora una volta in più. E questi non si possono permettere di fare il bello e cattivo tempo qui sulla nostra terra, anche sulle nostre castagne, gasate da loro, tra l'altro. Questo a me ha riempito il cuore, mi ha fatto da una parte sorridere, da una parte di nuovo quella cosa che dicevo prima, il coraggio. Questo dobbiamo avercelo tutti, quindi anche il coraggio di stargli dietro, il coraggio di mandarli via, questo dobbiamo averlo, dobbiamo essere determinati, questa è una cosa che non ce n'è, noi questa lotta la vinciamo, la vinceremo sicuramente.
Il digiuno non so se riuscirò a portarlo avanti ancora fino a giovedì, proprio perché stanno succedendo un po' di cose riguardo al peso, sto perdendo quasi un chilo al giorno, quindi questa cosa non mi preoccupa, però non vorrei tirare la corda più del dovuto, quindi probabilmente non ce la faccio a fare proprio 10 giorni. Questo andrò a vederlo poi nei giorni a seguire. Un'altra questione che vorrei tirare fuori da questo digiuno, mi sembra anche importante, però non è quella centrale, perché quella centrale, la ripeto, è quella di dare coraggio a chi lotta con noi, è quella di pensare un attimo alle persone che quella notte sono state arrestate, allora Nina e Marianna. Allora, io Marianna non la conosco, so che è una ragazza che ha 20 anni, una ragazza giovane, piena di entusiasmo. Nina la conosco da un po' di tempo anche. È una ragazza che arrampica, che fa palestra, insomma, molto attiva. Io Nina sono andato a trovarla prima di cominciare il digiuno e mi ha spiegato un po' quello che gli è successo. Mi ha parlato dei 5 ore di interrogazione, cioè 5 ore di interrogatorio, una persona che non ha fatto niente, una persona incensurata, veramente eccessiva, veramente troppo. Guardate bene che le misure adottate per lei non sono proprio così, così banali, perché significa che tu non hai più una vita tua, tu sai che hai i controlli quando capita, sai che devi avere, hai lo spazio per andare a lavorare, lo spazio del tempo deve essere quello, sai che non esci di casa, è repressione, bella e buona, su un fatto che non c'è niente dietro, una costruzione, una montatura. Noi stiamo andando incontro a questo, a questa determinazione di questi che vogliono fare l'alta velocità, quindi stiamo andando avanti alla repressione, la repressione bella e buona. Questo dobbiamo far sì che smetti, che diminuisca. Noi abbiamo tutta la forza per combattere questa repressione. Noi siamo più forti di loro. Noi non abbiamo nessun padrone a cui dover dire delle cose, a stare a delle cose, ad essere comandati. Noi siamo gente libera. E noi siamo solo gente. Guarda caso, siamo pensionati, siamo muratori, siamo gente che comunemente vive la propria vita in modo normale, quindi tutta questa repressione è proprio, non si capisce da dove arriva, se non per il fatto che questa lotta è così impregnata di mafia, di appalti, di cose politiche sporche che noi la stiamo smantellando, adesso questi hanno paura e quindi chiaramente la povera Nina, la povera Marianna che sono state prese quella notte, adesso cominciano a pagare anche la repressione, la durezza di questa cosa, di questa forza. Il recinto della Maddalena è proprio una farsa, abbiamo visto ancora l'ultima trivella che è arrivata dalla Geo, una trivellazione che dovevano fare nel 2010, ci vengono a contare che la seconda fase, i lavori sono partiti, una serie di cose che si possono smontare in qualunque modo, in qualunque momento. Il cantiere della Maddalena è qualcosa di veramente pesante. Se io penso a come sono andate le vendemmie quest'anno, insomma, è incredibile. La vendemmia deve essere un momento di festa, di gioia, di raccolta assieme, di lavoro, di duro lavoro, ma così diventa una persecuzione. Tu non puoi pensare di andare sul tuo terreno che ti appartiene da generazioni e mostrare le forze dell'ordine che sono lì a fare che cosa, non si sa bene perché lì non c'è un cantiere, c'è un recinto loro e basta. Mostrare la carta d'identità per passare sui tuoi terreni, qualcosa che veramente non ha più senso. Questa valle si deve ribellare a tutto questo, questa valle si sta ribellando a tutto questo. Dobbiamo avere un pizzico dell'informazione del potere, cioè di chi giostra e chi comanda e chi muove le file del potere.
se voi ci avete fatto caso, tutte le volte che sono arrivati nei nostri presidi, del 2005, del 6 dicembre, che ci hanno picchiato, tutte le volte che scorre sangue, l'informazione ecco che parte a mille. Quando c'è un caso eclatante, boh, questi arrivano per penalizzare in ottava, per penalizzare tutto quello che c'è attorno in ottava, sono grandiosi, sono bravissimi. Io credo che questa informazione noi dobbiamo cominciarci a pensare bene che cosa vogliamo questi giornalisti che arrivano da questo mezzo di informazione così, tra virgolette, dobbiamo cominciare a riflettere quanto è il caso di trattarli come amici. Io sono convinto che noi abbiamo bisogno dell'informazione per uscire, è l'unico mezzo, è l'unica maniera che noi abbiamo, ma dobbiamo veramente guardarci in faccia tutti quanti. E pensare che questi vengono lì per fare dell'informazione che dovrebbe essere corretta, ma non dobbiamo trattarli come amici. Intendo dire nei presidi più volte, anche a me è capitato, no, magari gli offri anche il caffè, magari ci parli anche dei fatti tuoi assieme, perché magari ti danno quell'idea lì che sovvengono lì in amicizia. Io credo che questa parte qua dovremmo toglierla, non bisogna più trattarli come amici, ma usarli come mezzo. Questo non ha né più e né meno che quello. Il messaggio che voglio mandare è quello di essere sicuramente lì alla Maddalena, di esserci sempre di più, ma di esserci sempre di più con un pizzico di coraggio, con una forte determinazione che. Un saluto da qui, da Vigliana. Sono al sesto giorno di digiuno. Il digiuno l'ho cominciato il 4, è martedì 4, oggi appunto sono al sesto giorno. Sto bene, le mie condizioni cliniche possono parlare chiaro, cioè ho dei valori non violenta. Non toglie niente alle altre persone che vogliono fare delle azioni che magari non sono così dure, così pesanti, quindi questa cosa qua deve essere chiara. È un'azione come tutte le altre azioni fatte dai notai. Allora, ciao a tutti, diciamo, non diciamo, sono normali. Ho una cosa dentro che vorrei esprimere il più chiaro possibile. Quindi il fatto che io faccia questa azione.